Buon pomeriggio, aspettiamo un minuto così diamo il tempo a tutte e a tutti di entrare nel webinar. Bene, direi che ci siamo, possiamo iniziare. Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti alla presentazione dei corsi di laurea dell'area di educazione e formazione dell'Università di Padova. Sono Lorenza Darè, ricercatrice di pedagogia sperimentale e coordinatrice del servizio tutorato dell'area di educazione e formazione, servizio il cui referente è il professor Giuseppe Zago. Oggi ho il piacere di condurre questo incontro di presentazione e di orientamento dei corsi di laurea che fanno parte dell'area di educazione e formazione della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale e afferente al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. Come vedete, non sono da sola, ci sono con me dei graditissimi ospiti, docenti, presidenti di corso di laurea, tutor che insieme a me vi presenteranno l'offerta formativa. Parleremo nello specifico di tre corsi di studio: Scienze dell'Educazione e della Formazione sede di Padova, Scienze dell'Educazione sede di Rovigo e Scienze della Formazione primaria. Una prima importante osservazione che possiamo fare è che ci sono due contesti, due corsi di laurea che hanno una denominazione simile. Fino a quest'anno, Scienze dell'Educazione e della Formazione Padova e Rovigo avevano lo stesso nome, ma dal prossimo anno ci sarà una caratterizzazione che distingue ulteriormente questi contesti. Sono contesti che propongono percorsi formativi diversi, con sedi diverse e che formano figure professionali diverse. Entreremo nel merito della questione tra pochissimo, quando passerò la parola ai presidenti di corso di laurea e delegati che vi daranno le indicazioni specifiche e i dettagli dei diversi percorsi. E un altro aspetto importante riguarda la durata dei percorsi. Ci sono due corsi che hanno una durata triennale, sono corsi di laurea appunto triennale di 3 anni, Scienze dell'Educazione di Rovigo e Scienze dell'Educazione e della Formazione sede di Padova, mentre Scienze della Formazione primaria è un corso magistrale quinquennale a ciclo unico e dura quindi 5 anni. Un altro aspetto caratterizzante riguarda la sede di erogazione dei corsi, quindi Scienze dell'Educazione e della Formazione, sede di Padova e Formazione Primaria, le lezioni si svolgono, le lezioni, gli esami, i laboratori, adesso vedremo tutte le specificità che caratterizzano questi contesti, nelle strutture, nelle aule, nelle sedi di Padova, mentre Scienze dell'Educazione di Rovigo, ovviamente nella sede staccata di Rovigo. L'incontro di oggi è strutturato in due parti, come già sapete. La prima parte dura circa un'ora e un quarto e si organizza in questo modo. E subito dopo questa mia introduzione ai lavori lascerò la parola ai presidenti o ai delegati per un approfondimento dei singoli contesti formativi e vi presenteranno appunto le specificità di ogni contesto, sia dell'offerta formativa, sia delle opportunità, sia delle possibilità occupazionali. Seguirà poi una presentazione da parte delle tutor junior che vi presenteranno il servizio tutorato, quindi vi daranno le indicazioni su chi sono i tutor, su come contattare i tutor, su cosa poter chiedere ai tutor per chiarire eventuali dubbi e perplessità. E poi faremo anche una riflessione, un approfondimento sui test d'ingresso, un altro aspetto molto importante per quanto riguarda l'entrare nel mondo universitario. Vi daranno tutte le indicazioni rispetto a questa parte. Vi ricordo che è attivo un servizio tutorato fino alle ore 18, uno sportello nel quale potete partecipare, c'è ancora la possibilità di registrarsi, di accedere a questo sportello virtuale e potrete entrare in contatto diretto con le tutor alle quali fare le domande. A proposito di domande, c'è la possibilità di
chiedere anche ai nostri relatori alcuni aspetti specifici di contesti facendo una domanda nello spazio domande e risposte in questo webinar. Potete già da subito presentare i vostri quesiti e l'ultima parte di questo incontro sarà dedicato proprio alle domande e alle risposte. La seconda parte dalle 4 alle 5 del pomeriggio sarà dedicata all'incontro con i professionisti. Incontrerete professionisti dell'ambito educativo, formativo e scolastico che vi presenteranno la loro esperienza professionale, ai quali potrete fare anche in questo caso delle domande e ricevere delle risposte. Prima di iniziare con la presentazione dei corsi di laurea, condivido con voi un breve video di presentazione della Scuola di Scienze Umane, presentato dalla presidente della scuola, la professoressa Alessandra Petrina. Buongiorno, sono Alessandra Petrina e vi do il benvenuto alla Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale. Che cos'è la scuola? La scuola è un meccanismo che coordina quattro dipartimenti. I quattro dipartimenti sono il Dipartimento di Beni Culturali, Archeologia, Storia dell'Arte, Cinema e Musica, e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche dell'Antichità e il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari. Quindi, come sentite, la scuola coordina tutto ciò che è lettere, storia, arte, tutte le scienze umane. Che cosa facciamo? Accompagniamo lo studente dall'inizio alla fine del suo percorso. Iniziamo con l'orientamento, quando gli studenti delle scuole superiori iniziano a immaginare come sarà, quale sarà la loro vita all'università, qual è la loro scelta accademica, e quindi lì organizziamo incontri, eventi, momenti di informazione. Poi, nel momento in cui vi immatricolate, la scuola organizza i test e le graduatorie, ma organizza anche e soprattutto le attività di recupero per chi non avesse superato i test. E poi si inizia l'attività didattica vera e propria. E in questo la scuola coordina i corsi, organizzando gli orari, le aule, gli esami e poi le lauree. E infine l'ultimo organismo importante e interessante della scuola è la commissione paritetica. È un gruppo di lavoro che mette assieme studenti e docenti, è un tavolo a cui studenti e docenti possono incontrarsi realmente e confrontarsi sull'attività didattica, su ciò che funziona, su come funziona e soprattutto su ciò che non funziona, su cosa possiamo fare per migliorare il rapporto tra studenti e docenti. Ecco, questa è la scuola, ci vedrete molto poco, ma saremo lì sempre ad accompagnarvi ed aiutarvi in tutte le attività di questo percorso che state per affrontare. Buona fortuna a tutti e grazie. Benissimo, ringraziamo la professoressa Petrina virtualmente e diamo il via alla presentazione dei corsi di laurea. Iniziamo quindi con il corso di laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione, sede di Padova. Passo la parola alla professoressa Quatrida, grazie. Grazie Lorenza, un buon pomeriggio anche da parte mia a tutti e a tutte. Io sono Daria Quatrida, sono una geografa e appartengo al Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell'Antichità. Sono qui come delegata della Presidente del corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione di Padova, la professoressa Chiara Biasin. Allora, prima di spiegarvi come è organizzato il corso di laurea, vorrei introdurre quali sono le figure professionali che questo corso va a formare. Allora, come ha anticipato già Lorenza, io oggi presento il corso di Scienze dell'Educazione e della Formazione della sede di Padova, che ha l'obiettivo di formare due diverse figure professionali. Gli educatori attraverso l'indirizzo, il curriculum in Scienze dell'Educazione, e i formatori attraverso appunto il curriculum in formazione e sviluppo delle risorse umane.
Del corso di laurea della sede di Rovigo parlerà poi il suo presidente di corso, il professor Agostinetto. Allora, quali sono, come si declinano queste due figure professionali? Permettetemi una piccola premessa. Mi piace usare una metafora dell'educatore Tuggia che definisce l'educatore come il professionista della vista e della relazione. Perché un professionista della vista? Perché per capire bisogna saper guardare, bisogna saper osservare, quindi per vedere i problemi, i bisogni e le criticità che sta attraversando una persona o che sta vivendo un territorio, un contesto, bisogna appunto dotarsi di strumenti adeguati all'osservazione. Ma non bisogna solo focalizzarsi su quelli che sono problemi, bisogni e criticità, ma anche avere ben presenti quelli che sono i punti di forza, le potenzialità inespresse. Perché l'obiettivo di queste due figure formative, l'educatore e il formatore, l'obiettivo è proprio quello di promuovere il cambiamento, il benessere della persona. Quindi vi è la necessità di costruire, di formare uno sguardo competente che apra a nuovi orizzonti. Quindi l'educatore è quella figura che si occupa di progettare, realizzare e valutare anche attività educative extracurricolari e andrà quindi ad occuparsi sia di consulenze di tipo pedagogico ma anche di orientamento oppure offrire potenziamento e sostegno all'apprendimento, ma anche occuparsi di ricerca e documentazione in ambito pedagogico. È una figura quindi che andrà a lavorare in diversi ambiti, da quelli più istituzionali, anche le associazioni e le cooperative che lavorano sul territorio in stretto contatto con le scuole e con gli enti ai quali fanno riferimento i soggetti con cui si trovano ad interagire, ma anche appunto negli ambiti di consulenza, di progettazione educativa e anche appunto in occasione di offrire supporto a chi si trova in difficoltà nell'apprendimento, ma anche nei servizi socioeducativi e ricreativo-culturali. Quindi vediamo delle possibilità diversificate di svolgere la propria professione. Il formatore lavora soprattutto in quello che è il contesto della consulenza dedicata al lavoro, quindi si rivolge principalmente a persone già adulte che nel corso della loro vita si trovano magari a dover cambiare lavoro o ad acquisire nuove competenze, a formarsi e quindi ha come obiettivo il formatore quello di offrire proprio consulenza e orientamento per la ricerca del lavoro e per l'aggiornamento e la formazione professionale in azienda. Può operare anche nei processi di selezione del personale e ovviamente progettare e realizzare dei percorsi formativi che possano permettere alle persone quel percorso di apprendimento lungo tutta la vita che permette di poter acquisire nuove competenze, nuove conoscenze, ma anche di trovare quelle che sono le proprie potenzialità e indirizzare i propri talenti negli ambiti lavorativi che sono più vicini agli interessi delle persone. Quindi una figura che lavora principalmente in aziende, imprese, enti pubblici, associazioni private per la formazione di primo livello e di secondo livello,
appunto nella selezione, nella formazione dei lavoratori e nell'aggiornamento professionale, come dicevo prima, anche in una prospettiva di ricollocamento lavorativo quando se ne presenta la necessità. Com'è quindi strutturato il percorso formativo che va a formare queste due figure? C'è un primo anno comune. Maria, scusami se intervengo. Credo ci sia un blocco nella slide. Noi stiamo visualizzando scienze dell'educazione curriculum educatore. E quindi come devo fare? Prova a togliere la condivisione, ricondividere. Scusate. Scusate. È corretto ora? Adesso vediamo, sì, il piano primo di studi anno. Steph. Sì, perfetto, grazie. Okay. Allora, come dicevo, il primo anno è comune ai due curricula, quindi i futuri educatori, i futuri formatori seguiranno gli stessi insegnamenti. È un anno in comune proprio perché va a dare, a fornire competenze e conoscenze su aree disciplinari di base, quindi dell'area pedagogica, filosofica, psicologica, sociologica e anche geostorica. Il secondo e il terzo anno si differenzieranno invece nei due rispettivi curricula. Quindi il curriculum Scienze dell'Educazione è strutturato con tutta una serie di insegnamenti specialistici e professionalizzanti. Si andrà quindi ad approfondire le conoscenze e le competenze legate alla progettazione didattica ed educativa, alla psicologia dello sviluppo, varie sfaccettature dell'indagine filosofica e anche della storia della pedagogia e della storia. E alla fine del percorso, se vogliamo, accademico, viene proposto un tirocinio formativo obbligatorio che permette allo studente di sperimentarsi in un contesto lavorativo reale e misurarsi appunto con la figura dell'educatore nel campo. Ho evidenziato in rosso gli insegnamenti a scelta. Sono importanti questi insegnamenti a scelta perché permettono allo studente di focalizzare, di specializzarsi in questo suo percorso in alcuni ambiti che lui ritiene più interessanti o che gli permettono appunto di arricchire le sue competenze in un determinato settore. Allo stesso modo, il secondo e terzo anno del curriculum per formazione e sviluppo delle risorse umane, anche qui è dedicato a insegnamenti specialistici e professionalizzanti, quindi pedagogia del lavoro, psicologia del lavoro, economia aziendale, ma anche statistica, etica sociale, diritto del lavoro, un corso di educazione degli adulti, di valutazione della formazione, sociologia del lavoro e così via. E anche qui vedete che c'è la possibilità di scegliere degli insegnamenti, quindi anche qui un'importante occasione per arricchire il proprio bagaglio attraverso degli insegnamenti, delle discipline che ci permettano di acquisire delle competenze in uno specifico settore. Per entrambi i curricula è previsto appunto un tirocinio formativo obbligatorio e questo aspetto lo riprendo tra poco. Come è organizzato, come sono organizzate le lezioni? Le lezioni di norma sono distribuite su 3 giorni la settimana, la frequenza non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata perché frequentare insieme un corso è un'esperienza di apprendimento molto diversa da dare l'esame senza aver partecipato alle lezioni e senza aver avuto la possibilità di interagire con gli altri studenti e le altre studentesse.
E infine un altro aspetto caratterizzante del corso è appunto il tirocinio formativo obbligatorio, che per quanto riguarda il corso di laurea di Padova ha un monte ore minimo di 250 e dà la possibilità appunto di acquisire nuove competenze, ma anche di mettere in gioco quanto si è appreso durante il percorso accademico in enti e strutture che hanno ovviamente un'attinenza con il lavoro dell'educatore e del formatore. In questa esperienza non siete lasciati soli, ma ovviamente sarete supportati da un tutor docente, da un tutor di tirocinio e anche da un tutor all'interno dell'azienda, dell'ente, della cooperativa in cui andrete a svolgere il vostro tirocinio. Due dati su l'occupabilità dei laureati in questo corso di laurea. Come potete vedere nella torta a sinistra, una buona percentuale di studenti lavora dopo ad un anno dalla laurea, quasi il 30% è iscritto ad una laurea magistrale e un altro quasi 30% lavora e allo stesso tempo è anche iscritto alla magistrale. Quindi c'è un 83% di studenti che a un anno della laurea sono impegnati o già in un percorso lavorativo o in un percorso formativo di tipo magistrale o che addirittura lavorano e sono impegnati nella magistrale. Il settore di attività preponderante è quello privato, segue poi il settore del non profit e infine il settore pubblico. Un altro elemento interessante riguarda proprio, no, scusate, sono uscita. Un altro elemento interessante riguarda l'acquisizione delle competenze. Quasi un 47% indica di usare le competenze acquisite in misura elevata ed è interessante che proprio nel tipo di miglioramento riscontrato nel lavoro dopo la laurea, il 57% confermi che ha ottenuto appunto un miglioramento grazie alle competenze professionali acquisite. Questo anche ci ricorda che la figura dell'educatore e del formatore sono due figure molto importanti che richiedono però specifiche competenze e conoscenze per svolgere al meglio il loro lavoro di cura e di relazione nel territorio. Io ho finito, spero di essere stata nei tempi. Benissimo, ringraziamo la professoressa Quatrida che ci ha presentato il corso di laurea in scienze dell'educazione e della formazione di Padova con due percorsi, come avete sentito, ben definiti, con professionalità caratterizzanti. Altre due professionalità caratterizzate da specificità le troviamo a Rovigo, quindi ci spostiamo virtualmente a Rovigo e do la parola al presidente del corso di laurea di scienze dell'educazione, il professor Agostinetto. Grazie. Grazie Lorenza e benvenute e benvenuti a tutti in questo momento che per noi è sempre bello e importante fermarci un attimo e chiederci chi potrebbe iscriversi ai nostri corsi di studio. Crediamo veramente che il momento dell'orientamento, cioè di chiedersi quale può essere la propria strada migliore, sia decisivo poi non solo per il successo accademico, indubbiamente, perché si studiano volentieri le cose che ci piacciono e per le quali ci sentiamo portati, ma anche per la propria realizzazione nella vita, nelle cose, insomma. È una scelta importante, non è semplice e fate bene a pensarci attentamente. Di nostro cerchiamo di darvi tutte le informazioni e nel modo più semplice e più chiaro possibile. Come ha fatto la professoressa Quadrida, ci provo anch'io. Intanto vedete che il mio sfondo è un po' diverso perché insomma cerco subito di portarvi in un contesto diverso, che è quello della sede di Rovigo, dove ha luogo questo corso di studi, che è il medesimo di Padova. Stiamo sempre parlando di una classe di laurea LM19. Ma
un ateneo così grande e così ben attrezzato come quello Pattavino ha visto bene di aprire due corsi di studio e di differenziarli per gli indirizzi che è in grado di formare. Quindi voi di fatto avete quattro scelte pensando ai quattro indirizzi nel nostro ateneo. Quali sono quelli di Rovigo? Vado a condividere le slide con voi per mostrarvi che sono ovviamente pertinenti all'ambito educativo, quindi così non può essere, ma diversi rispetto all'offerta di Padova. Allora, fondamentalmente Rovigo ha due indirizzi, uno che si chiama educatore sociale animatore culturale e l'altro educatore per i servizi per la prima infanzia. E ora ci entriamo in tutte e due. Prima vado veloce sulle cose che sono già state dette. L'organizzazione di Rovigo è uguale a quella di Padova, si cerca di facilitare la partecipazione degli studenti concentrando le lezioni in tre giornate proprio a beneficio e a favore della frequenza nella pratica, nella quotidianità delle lezioni con universitarie, che sono veramente, noi crediamo, siamo un ateneo non telematico, ma che crede molto nel valore della presenza, hanno un alto portato formativo non soltanto perché c'è un'interazione diretta con i docenti, ma anche perché c'è con i vostri colleghi. E facendo le cose insieme, confrontandoci, studiando, facendosi le domande, soffrendo per gli esami, insomma, si imparano veramente tantissime cose, anche poi a lavorare assieme, che è quello che ci chiede il mondo del lavoro. La frequenza alle lezioni, tuttavia, benché caldeggiata, non è obbligatoria. È assolutamente obbligatoria invece la partecipazione al tirocinio, che è quel momento, normalmente si svolge verso la fine del percorso formativo tra il secondo e terzo anno, nel quale lo studente entra nel concreto di alcuni servizi. Vedete che sul tirocinio e sull'obbligo di frequenza rispetto a Padova qualcosina cambia. La cosa che cambia di più però è il contesto, nel senso che Rovigo è una realtà decentrata rispetto a quella di Padova, però lasciatemi dire, è un contesto molto comodo, molto bello e nuovo. Alle mie spalle vedete l'edificio dove ha luogo laboratorie d'aule e segreteria, poi abbiamo una bella biblioteca e un nuovo campus dove è anche possibile alloggiare, dove ci sono già alcuni studenti che alloggiano, insomma, per creare un po' vita universitaria. Considerate che insistono su Rovigo diversi corsi di laurea, non solo di Padova, ma anche di Ferrara, distribuite in varie materie, dall'economia alla giurisprudenza ad altre cose. Quindi è questa un po' la cosa veramente che cambia. E andiamo avanti e vediamo un po' questi due curricula. Allora, il primo è quello di educatore sociale animatore culturale. Cosa fa questo educatore? Diciamo che è un educatore ad ampio spettro che lavora sia su quelle situazioni che con una certa approssimazione, ma è per farci capire, possiamo intendere situazioni di agio, dove però è importante sostenere le persone attraverso una crescita attiva e una promozione culturale, e quindi mi riferisco a quei servizi sportivi, culturali, ricreativi, museali, che abbisognano di competenze per far crescere la persona e riuscire a darle una cultura ad ampio spettro, che poi significa creare cittadini autentici, cittadini attrezzati e in grado di essere dei soggetti responsabili all'interno delle società che abitano. E poi c'è anche l'area, sempre con questa semplificazione, del disagio, che invece sono tutte quelle situazioni che accolgono persone in stato di bisogno, di fragilità o di vulnerabilità, e possono essere molto piccoli o molto grandi. Possono essere minori che vengono allontanati dai nuclei familiari, che vengono collocati nelle comunità educative residenziali, ma anche nei centri diurni. Possono essere situazioni legate al dopo scuola, possono essere situazioni legate al mondo della migrazione, come nelle comunità per minori stranieri non accompagnati o richiedenti asilo. Tutto l'ambito delle dipendenze, quindi anche le comunità per tossicodipendenti, i centri diurni, i centri lavoro, e l'area dell'handicap fino alla terza età, perché dovete sapere che anche nelle case di riposo, nelle residenze assistite, giustamente c'è la figura dell'educatore.
E quindi vedete, è uno spettro veramente molto ampio e che ormai abbraccia tantissimi servizi. È ampio ed è anche crescente, nel senso che recentemente una legge, la legge Iori, ha sancito finalmente che per operare nell'ambito educativo, per fare gli educatori, serve un percorso di laurea, quindi non bastano altri percorsi universitari o semplicemente dei percorsi di diploma di secondaria superiore, perché è difficile accompagnare le persone alla crescita e servono adeguate competenze. Pari, allo stesso tempo, vuoi per l'aumento demografico, vuoi per l'incidenza migratoria, vuoi perché insomma situazioni problematiche, l'ultima che abbiamo attraversato, quella del Covid, aumenta le problematiche nelle aree di popolazione fragile, i bisogni educativi aumentano e si traduce in un maggiore bisogno di educatori. Quindi ecco, io penso che anche nel futuro è una professionalità che di sicuro troverà molto spazio. Senza fare alcuna confusione con scienza della formazione primaria, per carità, che per lavorare a scuola serve un altro corso di laurea che poi la collega Restigliano vi presenterà, però sapete che è in discussione di legge l'introduzione anche dell'educatore a scuola, cioè di qualcuno che all'interno delle scuole si occupi della funzione educativa, già che la scuola, oltre che essere un momento di istruzione, si spera sia anche un'esperienza educativa. E quindi, tanto per dire che probabilmente il raggio d'azione dell'educatore tenderà ad ampliarsi. L'altro curriculum, invece molto specifico, è quello per educatori della prima infanzia. Che cosa si intende prima infanzia? Si intende bambini molto piccoli, 0-3. Molto opportunamente il legislatore ha stabilito che per questi bambini piccoli, per chi intende incidere sulla crescita di un bambino nei primi 1000 giorni di vita, non basta nemmeno una laurea in scienze dell'educazione, ma serve una laurea di indirizzo specifico di scienze dell'educazione. Ecco che Rovigo offre questo tipo di percorso. E mi riferisco a alcune disposizioni normative che sono entrate recentemente in vigore e che hanno obbligato un po' i corsi di studio in Italia a ripensarsi. Scusate, sto chiudendo delle chiamate insistenti che non mollano. Vabbè, tac. Perché? Perché lavorare con bambini molto piccoli è particolarmente delicato, è particolarmente importante. Cosa si intende per lavoro con bambini molto piccoli? Tutti abbiamo in mente i nidi, ci sono tanti altri servizi vicino al nido, i servizi cosiddetti integrati, i dopo scuola, i centri bambini genitori e molte altre iniziative. Rovigo offre questo indirizzo specifico, quindi lo chiarisco molto bene. Chi tra di voi vorrà andare a lavorare nei servizi della prima infanzia deve scegliere questo indirizzo specifico, perché gli altri indirizzi non coprono quest'area di azione. Viceversa, se uno sceglie l'indirizzo per la prima infanzia, virtualmente può credo ci sia qualche problema. Per quello però l'opportunità è trasversale, è comune. Sì, si è ripresa la connessione? Adesso ti sentiamo, grazie. Bene, mi scuso. È colpa del cubo che ha alle spalle. Io ovviamente non sono a Rovigo perché lì la connessione funziona benissimo, ecco, diciamolo chiaramente, se no Mirko e Raffaele si arrabbiano. Allora, vi stavo presentando un po' il percorso di studi che ovviamente, come per Padova, vede un primo anno comune e trasversale a tutti, di materie fondamentali, di base, perché ricordiamoci sempre che l'esperienza universitaria non è un corso di formazione professionale, ma forma una cultura accademica alta che poi è molto spendibile in un mondo del lavoro dinamico e cangiante come quello attuale, perché dà quegli elementi di conoscenza e di competenza di base sui quali si possono radicare anche le necessità via via pratiche che nel tempo si possono venire a delineare. E allora abbiamo dalla pedagogia generale alla psicologia, alla sociologia, le materie cosiddette fondamentali. Poi i due curricoli si differenziano
E per quanto riguarda l'educatore sociale e l'animatore culturale, dando un'occhiata ai titoli che vedete, potete scorgere come vanno a specificare determinati ambiti di questa professione. Quindi c'è insegnamenti di progettazione e valutazione educativa, c'è anche la metodologia del teatro, le tecniche del lavoro di gruppo, la storia della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, dispositivi legislativi minorili, sociologia e servizi sociali, eccetera. Cioè si va a declinare il percorso in maniera specifica su questo ambito. Altrettanto si fa per l'educatore alla prima infanzia, dove vedete ci sono insegnamenti più attinenti a quel ruolo, quindi pedagogia della famiglia, gioco, animazione, pediatria, educazione al corpo, al movimento, eccetera. Pongo la vostra attenzione sugli asterischi che vedete nella colonna CFU. Se vi iscriverete all'università, CFU diventerà un acronimo molto consueto, significa crediti formativi universitari. Per conseguire il vostro percorso di studi dovete guadagnare tot crediti, cioè raccogliere fondamentalmente tot insegnamenti e conseguire determinati esami. E perché ci sono quegli asterischi? Perché l'indirizzo per la prima infanzia, come da decreto ministeriale, ha al proprio interno anche dei laboratori, che sono i 6 laboratori che vedete con l'asterisco. Alcune ore che, a differenza degli insegnamenti, sono obbligatorie come frequenza. Allora, chi si iscrive a questo indirizzo deve sapere che alcune ore del secondo anno prevedono un obbligo di frequenza. Il laboratorio è un dispositivo intermedio tra l'insegnamento, che è più teorico, e il tirocinio, che è più pratico, è una specie di teoria della pratica, una via di mezzo, molto utile per una declinazione professionale poi del percorso formativo. L'altra cosa che vi faccio notare è che il tirocinio è diverso per Padova, non sono 6 CFU, ma sono 10, e le ore complessive quindi non sono minimo 250, ma minimo 400 to cure. Questo era un obbligo per l'educatore per la prima infanzia, di alzare al minimo per avere l'indirizzo specifico a 400 ore. Credendo nel valore di questo dispositivo, noi l'abbiamo esteso anche all'educatore culturale animatore sociale, educatore sociale animatore culturale. E quindi, ecco, le ore di tirocinio sono un po' più consistenti. È un'esperienza molto bella quella del tirocinio, mi sento di dire anche molto ben curata, sia con il tutor che abbiamo, la dottoressa Crivellari, sia poi con i tutor accademici che vi accompagnano, una ampia rete di servizi che poi nel pomeriggio andremo a incontrare anche qualche rappresentante di questi servizi. Concludo mostrando anch'io qualche dato molto confortante relativo a quelli che sono poi le prospettive di occupazione, perché già una rapida occhiata vediamo che circa uno studente su 10 non riesce a trovare lavoro. Gli altri o lo hanno trovato o lo hanno trovato eppure stanno conseguendo un altro titolo di studio, normalmente una magistrale, oppure conseguendo la magistrale semplicemente non lo stanno cercando. Questo, vi assicuro, è un dato importante e c'è molto bisogno di educatori, e quindi in realtà è un ambito nel quale sia per Padova che per Rovigo c'è un'alta richiesta. Non è molto comune, molto semplice oggi che un titolo di laurea crei questa capacità di ingresso nel mondo del lavoro. Come non è comune il fatto che, come vedete dal grafico seguente, ci sia un ampio utilizzo delle risorse per le quali ci si è formati. Quindi c'è un'alta correlazione tra ciò che si studia e quello che si fa poi nel mondo del lavoro. E anche questo so che è paradossale, ma nel mondo accademico, nel mondo universitario, della formazione contemporanea, non è molto usuale. I settori di attività sono ovviamente principalmente quelli del privato, e del privato sociale in particolare, cooperative e affini, e l'efficacia della laurea nel mondo del lavoro è altamente considerata. Oramai anche i partner del mondo del lavoro, nel momento in cui chiedono curricoli formativi anche per le professionalità per le quali non c'è l'obbligo, guardano effettivamente in questi settori se c'è un titolo di laurea che denota una certa, insomma, garanzia anche dal loro punto di vista. Io mi fermerei qua, lasciando poi lo spazio alle domande dopo.
Benissimo, ringraziamo il professor Agostinetto per questa ricca presentazione. Come avete visto, dicevamo all'inizio che ci sono, insomma, delle assonanze nel titolo del corso di studio, però ci sono delle specificità forti che caratterizzano i percorsi, sia da un punto di vista formativo, sia da un punto di vista di professionalità. Come diceva il professor Agostinetto, è importantissimo osservare, leggere, cercare di capire quali saranno le discipline che andrete ad incontrare. E tutto questo per poi formare quella che chiamiamo una forma mentis, che vi darà la possibilità di vivere appieno anche il percorso professionale. E completerei la presentazione per poi dare spazio alle riflessioni, alle domande. Ritorniamo sempre virtualmente a Padova e presentiamo il corso di laurea in scienze della formazione primaria, dicevamo prima corso di laurea quinquennale, e cedo con piacere la parola alla professoressa Restigliano, docente di questo corso di studio. Grazie mille. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Io sono Emilia Restigliano, insegno in questo corso di laurea, ci insegna anche il professor Agostinetto, peraltro che abbiamo appena sentito. E sono qui sulla delega della presidente del corso di studio, la professoressa De Rossi. Io mi occupo anche di mobilità internazionale per quanto riguarda il corso di studio, che insomma riteniamo abbastanza importante e anche soprattutto qualificante per i nostri studenti. Presento anch'io alcune slide che quindi mi possono supportare per quanto riguarda la presentazione. Ci sono molte cose che riguardano questo corso di studio perché è un corso di studio impegnativo, è un corso di studio lungo, è un corso di studio pieno di cose, ma che dà tantissime soddisfazioni comunque in generale agli studenti. E le scuole, dopodiché, ci restituiscono comunque la validità del nostro percorso. È un corso di studio a numero chiuso, non abbiamo ancora la certezza del numero, per quest'anno. L'anno scorso è stato di 250 posti, c'è un test di ingresso a livello nazionale nella stessa data e senza graduatorie, lo dico subito, quindi uno deve scegliere la sede dove fare il test, non è che poi entra in graduatorie per altre sedi. Ecco, questa è un'altra cosa. Al pari del corso che è appena stato descritto in qualche modo, anche per quanto riguarda scienze della formazione primaria, che è abilitante sia per la scuola dell'infanzia, bambini 3-6 anni, sia per la scuola primaria, l'ex scuola elementare, abbiamo una altissima occupabilità, direi. Praticamente totale, nel senso che le persone che non lavorano sono le persone che hanno scelto di fare altro, potrebbe essere un percorso di dottorato, di andare a vivere all'estero oppure di intraprendere strade nuove, ma comunque l'occupabilità è totale, tanto che abbiamo soprattutto dalla scuola dell'infanzia, ma non solo, richieste proprio per avere continuamente personale. È un corso complesso, dicevo prima, è fatto di tre dimensioni principali che sono le lezioni, l'ho messo in centro, che come hanno detto i colleghi non sono obbligatorie al pari delle lauree triennali, ma sono sempre fortemente consigliate. Lezioni che a volte sono collegate, le vedremo dopo, a dei laboratori che sono proprio interni agli insegnamenti, come per quanto riguarda quello che aveva appena detto il professor Agostinetto per la situazione di Rovigo. Questi laboratori hanno una frequenza obbligatoria. Poi abbiamo il tirocinio, che è un'altra parte importante, parte al secondo anno, finisce al quinto, per un totale di 600 ore. E le lezioni sono di solito spalmate in 3 giorni settimanali, anche nel nostro caso. Dobbiamo tenere presente però che in alcuni periodi dell'anno le lezioni vengono sospese per fare i laboratori, c'è sempre il tirocinio dal secondo anno in poi, quindi diciamo che è un corso che al di là delle lezioni comunque impegna sicuramente molto lo studente. Prima il professor Agostinetto richiamava questo concetto di CFU, questo concetto di peso, di quanto vale, che cos'è un CFU. Un CFU è un peso, è quanto studio c'è per ogni esame. Più alto è il numero di crediti per ogni esame, più alto è il carico di lavoro che ha praticamente lo studente nello studio e nelle attività. Potrebbero anche essere diverse dallo studio sul libro, ma comunque di impegno generale per quanto riguarda, no, un insegnamento.
E quindi noi abbiamo di solito a primaria insegnamenti che possono essere da 6, possono essere da 8, possono essere da 9 crediti. Alcuni di questi vedete che hanno anche dei crediti di laboratorio. Cosa significa? Che sono un tutt'uno, però poi effettivamente uno studente, per esempio uno studente lavoratore, magari non viene a lezione, però deve comunque frequentare il laboratorio. Abbiamo insegnamenti di varia tipologia: pedagogica, psicologica, sociologica, metodologica, tecnologica, riguardano l'etica, riguardano la storia più specificatamente pedagogica della scuola, ma anche poi vedremo la storia per esempio moderna e contemporanea, antica, perché è quella che si insegna a scuola, medievale. Quindi abbiamo tutta una serie di insegnamenti molto anche diversi tra di loro, che trattano diversi aspetti più generali, potremmo dire metodologici, valutativi, progettuali all'interno della scuola, ma che cominciano a toccare man mano anche quelle che noi poi nei gradi scolastici successivi chiamiamo anche le discipline, e quindi la chimica, e quindi per esempio la musica, la lingua italiana, la chimica, e poi abbiamo tutta quella che è la matematica, la fisica, la geografia, la biologia, tutte le aree, perché l'idea dell'insegnante nel nostro paese è quella di un insegnante tuttologo, che quindi deve essere in grado di proporre percorsi, esperienze di apprendimento con i bambini in tutte le aree disciplinari. E il nostro corso di studio e la nostra realtà italiana si caratterizza anche per questo, prepara, dicevo prima, le persone sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, vengono declinati all'interno di ciascuno di questi insegnamenti e anche all'interno dei laboratori molto spesso attività che sono poi utili per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia. Quindi è un tutt'uno, non è che ci siano curricoli interni diversi per l'uno o per l'altro grado. Per quanto riguarda i laboratori sono molto, in breve, quelle applicazioni, quella possibilità che viene data agli studenti di simulare, progettare, sperimentare qualcosa che è stato visto nella parte teorica di un certo insegnamento. Quindi, per esempio, fondamenti e didattica delle attività motorie avrà una parte epistemologica, la chiamiamo, relativa alla disciplina delle scienze motorie, avrà una parte di didattica sempre come componente teorica, e poi ha un laboratorio dove appunto si fanno esperienze di vario tipo, simili a quelli che poi si possono proporre a scuola. Per esempio, si lavora spesso in piccolo gruppo, ci si collega quindi con gli insegnamenti teorici, ma anche con il tirocinio, perché poi il tirocinio, essendo spalmato nei 4 anni, consente anche allo studente di pensare alcune cose durante il tirocinio e di ritornare a vedere le lezioni, i laboratori, in modo diverso. I laboratori sono condotti da persone esperte, spesso insegnanti, che vincono un bando. I laboratori sono condotti in gruppi. Di solito le nostre lezioni sono 250 studenti, per cui 180-200 potrebbero essere in aula normalmente, poi eventualmente approfondiamo questa cosa. I laboratori invece si svolgono a gruppi di circa 30 studenti, quindi in gruppi più piccoli. Il tirocinio, che è una componente importante, fondamentale, si distingue in tirocinio diretto e tirocinio indiretto. Queste 600 ore vengono articolate in una parte che porta lo studente direttamente nella scuola, dove incontra il tutor accogliente. Ci sono tanti tutor che girano attorno a Scienza Formazione Primaria. Poi avrete anche i tutor junior, che sono quelli che magari supportano gli studenti come studenti. Ma all'interno del corso di studio, oltre al tutor di laboratorio, abbiamo almeno altre 3 figure di tutor. Un tutor accogliente, quindi l'insegnante che vi accoglie nella sua classe per fare tirocinio. Ma poi anche un tutor coordinatore, un tutor organizzatore, che sono insegnanti che hanno vinto un bando, che sono insegnanti distaccati a tempo totale o parziale all'università, e che vi seguono nella riflessione, nella preparazione di materiali, strumenti, riflessione personale, costruzione di una identità di professionista insegnante all'interno della scuola. Non è facile oggi. Queste figure
è un quinquennio che vi fa incontrare persone che vi consentono anche di sviluppare una professionalità non sicuramente semplice. Se una persona pensa che oggi stare a scuola sia una cosa semplice, secondo me può anche cambiare direttamente a mestiere, che forse è meglio così. E, tirocinio indiretto si svolge a volte in presenza, a volte ultimamente a distanza, poi abbiamo un gruppo di lavoratori completamente a distanza. Le nostre lezioni avvengono prevalentemente in via Bassi 2, dove abbiamo queste aule grandi che servono anche per altre cose, vicino alla mensa Piovego, che è quella che vedete lì proprio dritta. Qualche volta siamo anche in centro, prima nel video della scuola si vedeva piazza Capitaniato, per esempio, o via degli Obizi, e poi naturalmente le scuole, ci sono le scuole. E, quando si entra in un corso di studio come quello di scienze della formazione primaria, è inevitabile portare con sé una propria idea di scuola, una propria idea di insegnante, che sono quelle che ci siamo portati dietro nei nostri anni. Abbiamo incontrato sicuramente persone che ci sono piaciute di più, persone che ci sono piaciute di meno. Abbiamo forse in mente quello che ci sarebbe piaciuto fare. Abbiamo sicuramente in mente quello che sarebbe stato meglio non aver fatto. E quindi abbiamo tutta una serie di nostre convinzioni, perché tutti siamo passati per la scuola, quindi al di là di altri ambiti, più o meno la scuola prima, più o meno, salvo rarissimi casi di persone che hanno studiato in maniera autonoma, ma sono veramente rarissimi, tutti siamo stati a scuola. E in questi 5 anni c'è la possibilità di entrare con un'idea più o meno definita, perché tutti ce l'abbiamo, magari non ci abbiamo pensato, però ce l'abbiamo tutti, e un po' alla volta la mettiamo alla prova in qualche modo, questa idea di scuola, questa idea di educazione, di rapporto con i bambini, di rapporto con i colleghi, perché molte volte nella scuola dell'infanzia un po' meno, nella scuola primaria molto di più, avete a che fare con i colleghi oltre che con i bambini, e nella scuola dell'infanzia più della primaria, ma in modo diverso, con le famiglie. È molto più facile andare d'accordo con i bambini che andare d'accordo con le famiglie, a volte non è semplice. Anche qui quindi la costruzione di un professionista che non è solo colui che sta con i bambini, ma è colui che ha uno sguardo sistemico, che guarda alla scuola inserita in una rete di relazioni. Quindi non è solo la classe, ma sono le classi, ma è l'istituto, ma è il territorio. Quindi contesti diversi, materiali, contesti, persone, spazi, tempi, tutti elementi che poi nel corso dei 5 anni, nei insegnamenti, laboratori, tirocini, vengono discussi, articolati, promuovendo magari una idea di insegnante, di lavoro dell'insegnante, che può essere diversa magari da quella con cui si è entrati, o può essere nuova, non perché uno ce l'avesse prima, ma perché non ci aveva pensato. Un po' alla volta la costruisce, dando vita poi a quella che è una identità professionale, che sarà quella con cui ci si pone nel mondo del lavoro, nelle scuole, perché là sicuramente vi chiamano, se volete. E l'ultima cosa, molti dei nostri studenti, abbiamo qui anche fra i tutor per esempio la Elena, che ha fatto un'esperienza Erasmus Studio, e abbiamo l'opportunità per i nostri studenti di sostenere alcuni periodi, anche 2, anche 3, poi il Covid ha bloccato qualcuno, però anche 2, perché i 5 anni sono lunghi, all'estero, Erasmus Studio, per fare alcuni esami e magari un pezzetto di tirocinio o solo il tirocinio fuori dall'Europa col bando Ulisse. Progetto eTwinning, che è un progetto delle scuole e che viene diffuso anche nel nostro corso di studio, collaborazioni che poi vengono costruite perché voi ve le portiate via. Poi anche qui noi lavoriamo in un corso di studio per preparare però poi anche quello che voi potrete fare. Quindi aperture plurime, e anche ultimamente la rete Arcus, che è una rete di antiche università europee a cui Padova ha aderito. E alla fine di questo quinquennio molto ricco, articolato, e la vostra tesi, la vostra, diciamo, la conclusione di questo percorso, che è soltanto la conclusione di Padova, perché poi si apre tutto il resto, che avviene di solito in Piazza Capitaniato, nella nostra sala edicole. Grazie, mi fermerei qui anch'io magari poi per le domande.
Grazie alla professoressa Restigliano, poi eventualmente riprendiamo alcuni punti, alcuni aspetti, grazie alle domande. A proposito di domande, vi esorto a porci domande e a cogliere questa opportunità di avere qui docenti, tutor per chiarire eventuali dubbi, perplessità. E grazie per le vostre presentazioni così ricche. Come vedete, si parla, io dico sempre quando faccio gli incontri di orientamento per l'università, non è un esamificio, ci sono gli esami, sono sicuramente importanti perché ci consentono di costruire quella che mi piace definire una sorta di cassetta degli strumenti, di conoscenze, di abilità, di competenze, ma l'università, se vissuta a pieno, può essere davvero un percorso di vita. La professoressa Restigliani ci parlava dell'Erasmus, delle esperienze internazionali, sono sicuramente un aspetto importante di un percorso universitario. Tra l'altro, colgo l'occasione di ricordarvi che trovate, troverete anche, adesso è stato realizzato oggi, quindi troverete la registrazione di un incontro dedicato proprio di Ateneo, dedicato alle esperienze internazionali e tutte le opportunità che sono trasversali a tutti i corsi di laurea. Sicuramente Scienze della Formazione Primaria ha delle specificità e vi offre delle opportunità in più in questo senso, però la possibilità di trascorrere un periodo all'estero di studio per il tirocinio, per la tesi, vale per tutti gli studenti e le studentesse che si iscriveranno all'Università di Padova. Condivido con voi nuovamente le slide per poi lasciare la parola alle nostre tutor per ricordarvi alcuni appuntamenti che sono previsti in queste giornate. Come sapete, Scegli con noi è iniziato il 15 febbraio, terminerà domani 18 febbraio. Sono molti gli appuntamenti che sono ancora previsti per le varie scuole di Ateneo. Troverete appunto domani saranno altre presentazioni, le altre sono tutte disponibili nella pagina YouTube di Scegli con noi, quindi potete usufruire delle attività, delle iniziative anche ex post successivamente a queste giornate. Un altro aspetto importante che ho appena citato riguarda gli incontri di approfondimento. Ho citato quello dedicato alle esperienze internazionali. Ieri abbiamo parlato di tutorato, che cosa significa farsi accompagnare in un percorso per alcuni versi anche insomma complesso, complicato, ma sicuramente positivo da dei tutor che appunto tra poco vi presenterò. Abbiamo parlato di benefici economici, parleremo domani di opportunità professionali con il Career Service. Sono tutti eventi che trovate nel sito che sicuramente conoscete benissimo di Scegli con noi e che potrete approfondire anche successivamente. Un altro aspetto che vi ricordo sono i video tematici degli approfondimenti a cura di alcuni docenti dei corsi di laurea che ci danno un focus su alcune tematiche. Per esempio, la professoressa Ghedin ci parla dell'inclusione a scuola per quanto riguarda il corso di laurea in scienze della formazione primaria. La professoressa Santi, nuovamente Ghedini e Acquario ci parlano di saper accogliere le differenze secondo una prospettiva inclusiva. Parleremo con il professor Grigenti di uscire dalla caverna, Platone, l'idea di educazione, un approfondimento per il corso di laurea di Rovigo e un altro approfondimento per primaria con il professor Piva che ci parla dell'insegnamento di educazione artistica e educazione mediale. Sono dei focus che vi offriamo, brevi video di 10-15 minuti che vi possono dare un'immagine di quello che sono alcune tematiche, alcuni aspetti che sono caratterizzanti di questi corsi di studio. E poi rilancio lo sportello. Fino alle 18 troverete le tutor e i tutor che parallelamente a questa conferenza vi incontrano in uno sportello di approfondimento appunto rispetto a alcuni quesiti, alcune domande. E passerei la parola a Giulia ed Elena che appunto ci danno alcune informazioni in più. Grazie mille. Condivido lo schermo. Vedete? Sì, vediamo correttamente. Perfetto. Allora, ci presentiamo. Ciao a tutte, ciao a tutti. Noi siamo i tutor junior dell'area di formazione ed educazione e siamo studentesse come voi. Siamo iscritte ad una laurea magistrale oppure a un dottorato di ricerca.
In questi anni all'università abbiamo vissuto esperienze simili alle vostre e quindi portiamo il nostro bagaglio di conoscenze per affiancarvi e per sostenervi nel percorso universitario. In particolare ci occupiamo di orientamento per le matricole o per chiunque sia interessato ai vari corsi di laurea della nostra area. Aiutiamo a trovare e a selezionare le informazioni utili per rispondere alle vostre domande. Risolviamo i dubbi che potreste incontrare durante la vita universitaria e supportiamo gli studenti nello studio e nell'organizzazione del carico di lavoro. Facciamo anche da ponte nella relazione tra studenti e docenti e strutture amministrative. In collaborazione con gli altri servizi e gli uffici dell'Ateneo ci rivolgiamo in particolare agli studenti dei corsi laurea triennale della nostra area, quindi educazione e formazione, sia di Padova che di Rovigo e di scienze della formazione primaria. Potete parlare con noi ed incontrarci sia in presenza presso il nostro ufficio in via degli Obizi 23 o su Zoom partecipando agli sportelli settimanali che prepariamo e che proponiamo senza il bisogno di prendere appuntamento oppure chiedendo anche un colloquio personalizzato. Potete sempre contattarci all'indirizzo via mail tutorjunior.formazione@unipd.it o telefonicamente nei giorni di apertura del nostro ufficio. Ci trovate anche su Instagram all'account tutoreducazione e formazione. Ulteriori informazioni del nostro servizio tutorato sono disponibili alla nostra pagina Moodle. Nella chat ora vi lasciamo dei materiali che vi possono essere utili per conoscere meglio i singoli corsi che sono stati presentati precedentemente dai docenti e una cartellina dove trovate informazioni relative alla prova di ammissione, alla preimmatricolazione e altre informazioni utili per vostro ingresso nel mondo universitario. Tutti i corsi presentati in questo webinar sono ad accesso programmato. In particolare, come diceva la professoressa prima, Scienze della Formazione Primaria è un corso a numero chiuso a livello nazionale. Prevede un test d'ingresso che si svolge contemporaneamente in tutte le università che offrono questo corso di studi allo stesso giorno, nella stessa ora. Quindi si può provare il test presso solo un ateneo. L'anno scorso a Padova erano previsti 250 posti, mentre i corsi di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione di Padova e in Scienze dell'Educazione di Rovigo prevedono un test ad accesso programmato a livello locale. Dunque, l'Università degli Studi di Padova propone un test creato appositamente ed è un test unico sia per Padova che per Rovigo. Padova prevede 230 posti e Rovigo 185 posti. Ricordiamo che tutte le informazioni rispetto ai test d'ingresso vengono pubblicate negli avvisi di ammissione nel sito dell'Università degli Studi di Padova. Ora, come vedete dalla slide, procediamo con una simulazione del test. Ricordiamo che questa è una simulazione, è una prova pratica per farvi esercitare e per farvi comprendere la tipologia di domande a cui che potete incontrare. La prova d'ammissione però verrà svolta in un modo differente. Inoltre, nella cartella che vi abbiamo condiviso in chat, trovate anche un PDF con una selezione di domande prese dei test d'ingresso degli anni precedenti. Ricordiamo inoltre che nel sito dell'Università degli Studi di Padova sono presenti delle prove per potersi preparare al meglio al test d'ingresso. Procediamo con la simulazione. Ecco qui, allora sto vedendo che già alcune persone si sono collegate, potete scannerizzare il QR code oppure in chat trovate il link da riportare sul vostro browser. Siamo in 7, 8, forza, manca ancora 10 persone. Ci siamo quasi, se trovate difficoltà ad entrare ovviamente siamo disponibili in chat. 18. Ok, possiamo iniziare. Allora, nei vostri dispositivi troverete la domanda e le risposte, quindi ne scegliete una e poi vedremo la risposta corretta.
La prima, in quale delle seguenti alternative il verbo esulare non è usato correttamente? Molti patrioti esulavano in Inghilterra. È un problema che esula dalla mia competenza. Ciò esula dai nostri patti. Non bisogna mai esulare il proprio passato, ma farne tesoro per il futuro. Benissimo, siamo già quasi a metà risposte. Avanti ancora un po', considerate che nel test ci sarà più tempo rispetto a quello che oggi abbiamo a disposizione. Mancano ancora un po' di persone, ultimi secondi. Ok, svegliamo la risposta corretta. Era la quarta. Non bisogna mai esulare il proprio passato, ma farne tesoro per il futuro. Ora procediamo con la prossima domanda. L'illuminismo attribuiva la massima importanza all'intuizione creativa, alla ragione, allo studio della storia, alla sperimentazione in laboratorio. Potete rispondere? Aspettiamo ancora qualche minuto, non siate timidi. Ok, dai, verifichiamo la risposta corretta. La risposta corretta è la numero 2. Adesso una domanda di ordine storico. Quando venne costruito il muro di Berlino? 1958, 1945, 1961, 1989? Costruito. Le ultime risposte stanno arrivando. Le ultime due? Vediamo. La risposta corretta è il 1961. Andiamo avanti con la prossima, che chiede: nell'organismo umano la ghiandola tiroide appartiene all'apparato respiratorio, urinario, digerente o endocrino? Arrivano già le prime risposte. Ancora qualche secondo, forza. Ok, verifichiamo la risposta esatta, che è la numero 4. Ok, quale tra le seguenti disuguaglianze è vera? 16 diciassettesimi maggiore di 1, un quinto minore di 2 decimi, 2 terzi minore di 2 quarti, 2 terzi maggiore di 1 mezzo. Avanti, mancano ancora 7 risposte, eccole.
Altre due o tre? Ok, proviamo a vedere la risposta corretta. La disuguaglianza vera era la quarta, due terzi maggiore di un mezzo. Proseguiamo ora con la prossima domanda che chiede: individuare la coppia di lettere che prosegue la serie AB, DC, EF, HG, e le risposte sono IL, HI, LI o LM. Forza, ancora qualche secondo per rispondere. La risposta corretta è la numero 1. Ok, come si chiama il movimento della Terra attorno al suo asse? Moto di rotazione, di rivoluzione, di evoluzione, di rinnovazione. Qui le risposte stanno arrivando più rapidamente. Vediamo se arrivano le ultime. Ok, il movimento della Terra attorno al suo asse è il moto di rotazione. Passiamo ora ad un'altra domanda che richiede di individuare l'accoppiamento anomalo tra precisione, approssimazione, deferenza, insolenza, scaltro, ingenuo, affabile, cordiale. Forza, dai, provate, che è una simulazione. Ancora qualche secondo. La risposta esatta è la numero 4. Con questa abbiamo finito la simulazione. Ora vi chiediamo per qualsiasi dubbio o domanda di scriverlo nella sezione domande e risposte a voi dedicata e siamo a vostra disposizione noi tutor e anche i docenti per rispondere a tutte le vostre domande. Bene, allora Giulia, Elena, grazie mille. Ne approfitto di ringraziare voi per ringraziare le tutor che hanno lavorato tantissimo in queste settimane. Ringrazio anche i colleghi degli uffici di Ateneo che ci hanno veramente sostenuto. Voi vedete una presentazione, un webinar, dietro a questo ci sono settimane di lavoro, quindi vi ringrazio tantissimo. I materiali che sono stati condivisi in chat sono stati prodotti dalle tutor, ovviamente con la supervisione dei presidenti di corso di laurea, dei docenti dei contesti, però c'è stato veramente un grosso lavoro e vi ringrazio di cuore. Quella che abbiamo fatto adesso è stata proprio una simulazione nei contenuti, quindi il nostro desiderio era di farvi capire come è strutturato il test d'ingresso, anzi come sono strutturati i test d'ingresso. Poi le specificità sono descritte puntualmente negli avvisi di ammissione. Tra l'altro l'avviso di ammissione di Scienze dell'Educazione e della Formazione, sede di Padova, e Scienze dell'Educazione di Rovigo, credo sia già stato pubblicato. Chiedo a Giulia ed Elena un'integrazione su questo.
Sì, l'avviso di ammissione è stato pubblicato ieri o l'altro ieri, quindi è disponibile proprio da poche ore. E all'interno dell'avviso di ammissione trovate tutte le informazioni utili per l'inserimento nel mondo universitario, quindi viene stabilito la data del test, come è strutturato, il tempo, su cosa si concentrano i quesiti, gli argomenti principali, la data, l'uscita delle graduatorie, i ripescaggi, e quindi è un documento molto importante che dovete tenere presente. Sempre nella cartella Drive che vi abbiamo inviato trovate anche il link che vi porta a tutti gli avvisi di ammissione disponibili e che vi invitiamo a consultare. Benissimo, allora vedo che stanno arrivando le domande, benissimo, cogliete questa opportunità, abbiamo ancora una decina di minuti, quindi approfittiamo al massimo, ci sono qui con noi ancora la professoressa Restigliani, il professor Agostinetto, quindi approfittiamo di questa opportunità. Vi lascio, Giulia, leggi tu? Sì, vai. Allora, ci sono due domande che possono essere raggruppate insieme e chiedono, per accedere all'università, di scienze della formazione primaria bisogna fare un particolare talk dalla piattaforma CISIA? Il test per scienze della formazione primaria è un talk? Se sì, che tipo di talk? Allora, posso intervenire io? Assolutamente. Non ci sono talk A, talk I, talk V, quello che volete. C'è un test nazionale somministrato in presenza, niente talk casa. Somministrato in presenza a settembre, in una data che verrà resa nota quando poi il Ministero stabilirà quanti posti darci, perché è una decisione ministeriale, quindi sarà una data unica, come ha detto prima Giulia, su tutto il territorio nazionale e non ci sono talk, quindi quella è la data, lì bisogna essere quel giorno, quell'ora, in quel posto, che verrà quindi chiarito sul web, sui siti degli diciamo, atenei che erogano questo corso di studio. E la stessa cosa c'è anche per i corsi di Padova e di Rovigo triennali, stessa cosa, in un altro giorno o nello stesso ma in un altro momento. Qui poi Luca dipende sì. Dagli anni, no? No, quest'anno posso già anticiparlo perché è già stata fissata la data. Sì. È una di quelle che sappiamo non sarà tra quelle possibili per il test d'ingresso di scienza formazione primaria, per questo l'abbiamo bloccata, e sarà lunedì 5 settembre al mattino, okay. Sia per Padova che per Rovigo, perché la sede è comune, cioè la prova d'ingresso è comune. C'è un'altra domanda sempre per la professoressa. Con una laurea in scienze della formazione primaria è possibile diventare insegnanti della scuola secondaria? No, non è possibile diventare insegnanti della scuola secondaria. La laurea in scienze della formazione primaria abilita una persona ad insegnare nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Un'altra domanda ancora. Buonasera. Se non si passa il test d'ingresso, è comunque possibile partecipare alle lezioni e fare gli esami per poi essere riconosciuti l'anno dopo? Allora, dunque, la questione riconoscimento crediti, riconoscimento carriera è una questione un po' più ampia che adesso dibattere qui è un po' troppo, però, allora, se non si passa il test di scienza della formazione primaria, bisogna nei primissimi giorni aspettare un attimo che ci siano le immatricolazioni definitive dei primi mettiamo che siano 250, perché può essere, ma guardate che sono pochi, però può essere che qualcuno non si iscriva, perché molto spesso ci si iscrive anche a 3-4, si provano 3-4 ammissioni diverse, quindi so che l'anno scorso qualcosa è andato giù, ho seguito io un po' la graduatoria quando scorreva, quindi bisogna attendere, ci può essere qualche posto in più. Detto questo, le lezioni sono libere, salvo adesso tutta quella che è la questione presenza Covid e, come dire, tracciamento della propria presenza in aula tramite l'app, cose che poi quando sarete all'università, insomma, vi sembreranno anche molto semplici, più di noi forse. Però non si può venire a lezione, le lezioni sono libere, l'università è sempre stato un ente libero e ha sempre accolto tutti. Per quanto riguarda gli esami, si sostengono solamente se iscritti. Se la persona che ha scritto intendeva di sostenere i crediti come esami singoli, come corsi singoli che qualche volta si possono acquistare in Ateneo, no,
scienza della formazione primaria non permette di fare corsi singoli, quindi o uno è immatricolato oppure non può sostenere gli esami. Sono altre domande? Sì, un'altra domanda ancora. Per accedere all'Università di Scienze della Formazione Primaria bisogna avere un attestato di FCE di inglese? Allora, l'FCE va super bene, dunque, perché Scienze della Formazione Primaria è un corso di studio che alla fine dei 5 anni permette di acquisire un livello B2 di inglese. Se una persona, per un totale di 10 crediti, 2 per ogni anno, quasi, 2 più 2 più 2 più 4 adesso, che però vengono erogati dal centro linguistico che abbiamo nel nostro Ateneo, che insomma ci farete l'abitudine, si chiama CLA. E se qualcuno avesse già il B2, perché l'ha preso a scuola, in quarta, in quinta, di solito spesso gli studenti lo fanno, lo mette, vale sia per l'esame, per l'ammissione, e dopo lo rende noto, e questa cosa significa che questa persona ha già il livello B2, quindi non deve frequentare i vari esami che ci sono, i primi 2 di B1 e gli altri 3 di B2 che ci sono dal primo al quarto anno. Quindi vale, FCE first vale. Scusa, chiarisco una cosa, sul sito del CLA ci sono tutti i certificati validi che vengono ritenuti validi anche quando si fa riconoscimento carriere, e tra questi c'è anche, soprattutto è uno di quelli più conosciuti, il FIRST. Non sono moltissimi, ma sono i più famosi. Devono essere certificati da un ente certificatore, non deve essere sono andato in Inghilterra alla fine della seconda superiore e ho fatto una scuola per un mese. Quello è un tipo di certificato. Un'altra cosa è sostenere un test per un ente certificatore. Perfetto. C'è un'altra domanda ancora che chiede: alcuni esami di altri corsi possono quindi essere riconosciuti anche in scienze della formazione? Primaria, lo chiamiamo con il suo nome. E nella home page in Moodle, nello spazio pubblico di Scienze della Formazione Primaria, abbiamo fatto una tabella che consente di fare già una sorta di calcolo a spanne di quelli che possono essere i crediti riconosciuti. E quel calcolo però deve poi essere seguito da una domanda specifica che di solito, però bisogna stare attenti, casomai i tutor su questo possono essere bravi, contattateli tra un po', esce a giugno di solito e scade alla metà di luglio, più o meno, ma i termini sono più o meno quelli, in cui si fa regolare domanda e poi appunto si riceve quella che è, diciamo, la risposta che vi fa entrare o no con determinati crediti. E i crediti devono essere stati acquisiti massimo 7 anni prima del vostro ingresso a Scienze della Formazione Primaria. Se posso integrare in riferimento a questo, come diceva la professoressa, la procedura di riconoscimento crediti apre una sola volta l'anno tra metà giugno e metà luglio. E si istituisce una commissione di docenti che valuta la carriera che è stata svolta con la carriera che si desidera svolgere, e vengono comparati i singoli esami, i programmi dei singoli esami. Quindi nessuno potrà dire con certezza quanti e quali esami saranno riconosciuti e se totalmente o parzialmente. Solo una volta che la commissione si riunisce e si riceve la delibera della commissione si può sapere con certezza quanti, quali esami e se totalmente o parzialmente sono riconosciuti. Sicuramente se i percorsi sono affini si ha più possibilità che gli esami siano riconosciuti, però nessuno può dirlo in modo sicuro con anticipo. Insomma, è una procedura che si svolge interamente online, bisogna fare richiesta e si riceve alla fine una delibera con l'esito. E aggiungo a questo che deve essere molto chiaro alle persone che fanno domanda che anche se hanno parecchi crediti, non è che magari hanno tutto il primo, tutto quanto il secondo anno, possono essere crediti spalmati
un po' in tutti i 5 anni, perché qualcosa può essere al quinto, qualcosa può essere al quarto, quindi non è detto che uno quando viene ammesso magari, però adesso qua non mi vorrei fermare troppo, però quando viene ammesso al secondo anno ha tutto il primo fatto. Mi raccomando, guardare bene la delibera, mandare sempre la delibera e fare riferimento alla delibera. Quello che ha detto Giulia è assolutamente fondamentale. Finché non avete quella, fermatevi pure. C'è una domanda interessante sull'abilitazione all'insegnamento all'estero eventuale dopo una laurea in formazione primaria. Allora, è abilitante nel nostro paese con le dovute procedure in tutti i paesi dell'Unione Europea, naturalmente, perché l'Unione Europea ha questo. Se si vuole andare oltre, bisogna sentire i ministeri dell'educazione, dell'istruzione, dei paesi interessati. Io mi ricordo una studentessa che abbiamo avuto a Rovigo con il professor Agostinetto del Nido, che doveva trasferirsi in Canada e appunto stava un attimo chiedendo la possibilità. Non era abilitante il titolo, però comunque era comunque un titolo di studio. Bisogna un po' interessarsi. Non è una laurea che dà doppi titoli, ecco, questo magari tanto per... Sì, certo. Per far chiattare Emilia, approfitto per rispondere all'ultima domanda. Sì, è possibile partecipare a più test d'ammissione, a diversi corsi di studio, e poi una volta conseguito un esito favorevole ci si può immatricolare però solamente in uno di essi. La cosa viene evitata, come è stato detto implicitamente prima, per scienza della formazione primaria, perché essendo la data unica a livello nazionale, uno può, non è che può provare 10 test di primaria in 10 città, ne può provare solo uno, perché essendo fatto in presenza nello stesso giorno non è fisicamente possibile. Ma per quanto riguarda l'Ateneo di Padova, i vari corsi di studio, quello che la persona che scrive, animazione culturale, educazione sociale, eccetera, possono avere anche date diverse, e allora uno si iscrive e poi sceglie. Se invece la persona intendeva dire se iscrivendosi a un corso di studi deve immediatamente scegliere uno dei due indirizzi che vi abbiamo raccontato per quanto riguarda Scienze dell'Educazione di Padova e di Rovigo, la risposta è no, nel senso che avete tutto il tempo poi per modificare l'indirizzo almeno per tutto il primo anno, ma in realtà anche in seguito se ci ripensate. Visto che c'era quell'ultima domanda, per quanto riguarda i certificati linguistici, c'è una lista sul sito del CLA, del nostro centro linguistico, dell'Ateneo, per quanto riguarda tutti i certificati che vengono riconosciuti. Quindi che sia IALTS, che sia FCE o che siano altre cose, questi sì, però ce ne sono magari anche altri. Mi chiedevano le CDL di solito comunque riconosciamo i 3 crediti di competenze informatiche di base al primo anno. Questo in tutti i corsi di studio, penso, che funzioni così, Luca. Sì. Ecco, quindi sì, e CDL serve, e certificati seri di istituzioni accreditate servono, certo. B2 o C1 o anche B1, perché almeno i primi 2 esami ce li avete. C'è un'altra domanda. Avreste un consiglio da dare per capire se si preferisce insegnare nella scuola secondaria o primaria? Silvia, la dottoressa Azzolin, che qui magari dopo la facciamo subito rispondere a questo, perché è una domanda interessante, o no? Sì, allora, sì. Buongiorno, intanto grazie per avermi invitata. Grazie. Dite per avermi magari invitata. Silvia, non so, Lori, cosa dici? Come? Cosa facciamo, Lorenza? Cioè, andiamo avanti? Sì, sì, continuiamo, stiamo aspettando i colleghi, quindi possiamo continuare. So, sì, no, se la dottoressa Azzolin, che è la nostra esperta, insegnante, che è qui proprio per parlare da, diciamo, professionista del mondo del lavoro, nella scuola secondaria, nella scuola primaria, però magari, non so, se la dottoressa vuole introdurre. Allora, io sì, potrei intanto dire che io non sono nata come maestra, quindi vi racconto che il giorno in cui è successo che poi sono diventata, ho cominciato a fare questo percorso, io in realtà facevo tutt'altro.
Innanzitutto la mia prima scelta era medicina, quindi ho superato il test di medicina. La mattina che dovevo andarmi ad iscrivere a medicina non è suonata la sveglia e da lì la mia vita ha avuto delle svolte abbastanza importanti. Per cui non si arriva a fare l'insegnante sempre pensando di esserlo fin da quando si è bambini. Ho colto delle opportunità e questo diciamo che è un segnale che vorrei darvi, perché nel cogliere queste opportunità ho scoperto un mondo che mi ha talmente affascinato che mi ha portato a fare proprio l'insegnante di scuola primaria. Io avevo fatto lettere poi alla fine perché volevo fare l'insegnante di scuola secondaria e casualmente in quel periodo ho seguito una scuola dell'infanzia perché non trovavano nessuno e mi sono talmente appassionata di questo lavoro che ho fatto un dottorato e che a tutt'oggi scelgo di stare alla scuola, non la scuola dell'infanzia in questo momento, la scuola primaria, ma potrei tranquillamente passare anche alla scuola dell'infanzia. È stato un caso che, avendo fatto il concorso, il primo mi sia stato offerto di entrare alla scuola primaria, però avrei potuto fare entrambe per il tipo di lavoro che questo rappresenta e che rappresenta nella mia crescita personale e umana. È un lavoro talmente vario e così pieno di domande e così richiestivo di cambiamenti, di quello che sei tu come persona, soprattutto in questa fascia d'età dove i bambini ti richiedono di essere fondamentalmente te stessa. Non puoi nasconderti né dietro la tua competenza né dietro le tue abilità, ma devi essere così come sei con loro, loro ti vedono in questo modo e questo ti porta a fare proprio un percorso personale di crescita, oltre che professionale, e vi assicuro che questo corso è una ricchezza infinita per tutti coloro che lo fanno. Me lo stanno confermando in questi giorni le studentesse che hanno appena superato la prova di concorso, le quali hanno detto testualmente: non riuscivo a studiare, una con quattro figli ha preso il Covid, ero in Russia per fare un'attività di ricerca, ma ciò che ho imparato all'università mi è davvero servito per superare il concorso. Questo non significa che poi serva così tanto anche quando si è a scuola, questo lo lasciamo decidere a voi quando potrete sperimentarlo, però sicuramente dal punto di vista formativo il percorso è molto vicino allo studente, lo segue passo passo, non solo dal punto di vista della crescita di conoscenze, ma soprattutto per le competenze e l'aspetto personale che deve maturare chi si appresta a fare questo lavoro. Per cui grazie ai tutor, grazie ai docenti, al tipo di corsi, ai laboratori, c'è comunque davvero una grande crescita che viene condivisa, perché crescete voi, ma cresciamo anche noi come persone che vi stanno seguendo. E quindi è davvero un contesto privilegiato dal mio punto di vista. Non è qualcosa che dico perché lo scegliate senza farvi delle domande. Anzi, è un lavoro che richiede molto coinvolgimento, molta centratura, perché vi porta spesso ad avere delle difficoltà, cioè a delle situazioni difficili da seguire, ma nello stesso tempo è un percorso di una ricchezza straordinaria, se lo si vive come privilegio, non solo come privilegio, ma come consapevolezza professionale umana di svolgere un mestiere, e lo chiamo ancora mestiere, quello del maestro, che a volte mi fa un po' paura chiamarlo così, perché maestro è una parola importantissima. I grandi maestri, i veri maestri, li vedo molto alti, molto più alti di me. Proprio l'altro giorno una mia amica mi scrive: tu sei sei la mia maestra, eccetera. E io ho detto: beh, se fossi davvero una maestra in questo momento sarei in un campo profughi, nel senso ad aiutare chi ha bisogno, perché i veri maestri sanno anche cogliere i bisogni della società e correre anche dei rischi a volte per difendere i propri ideali. Sono una piccola maestra, quindi una maestra con la M minuscola, ma comunque è una professione che risceglierei ogni giorno. Grazie Silvia, grazie mille per questo prezioso intervento. Io direi ci sono altre domande, Giulia?
giusto per concludere questa prima parte. Ci sono altre due domande molto veloci. Benissimo. La prima chiede: la materia di insegnamento bisogna sceglierla durante il corso di laurea oppure si viene preparati all'insegnamento di tutte le materie per poi sceglierle in un secondo momento? Allora, se stiamo parlando di scienze della formazione primaria, non ci sono scelte di materie, che poi sarebbero le discipline. E se stiamo parlando di scuola secondaria, direi che facciamo magari un colloquio a parte su questa cosa, perché non è proprio il focus di oggi. Però mi sembra di capire, forse magari se magari in chat riusciamo a rispondere a qualcosa, non so Giulia. Certo, rispondiamo alle ultime domande, poi sapete che ci sono sempre gli info point a cui potete collegarvi, trovate dei tutor che rispondono a tutti i dubbi che vi sono rimasti. Grazie. Ok, ancora l'ultima forse? Sì, c'è un'altra domanda che chiede: c'è un corso di laurea possibile per poter diventare insegnante sia della scuola secondaria che primaria? No, però se vuoi farne due, una di seguito all'altra, si può fare. Non so, ti laurei in lettere, poi fai 24 CFU, poi vieni a scienza formazione primaria. Diciamo che no, però dai, ci sentiamo sullo sportello, però è una domanda interessante. Perché la prospettiva dello 0018 ci piace, vero Luca? Eh sì. Ecco, un po' alla volta. Interessante. Sì. Okay. Giulia, scusate, grazie mille. Giulia, se vuoi completare il discorso della valutazione, poi passiamo all'ultima parte di questo webinar. Sì, allora adesso vi mandiamo in chat un link per valutare l'incontro. E potete salvarvi il link, svolgere il questionario anche in un secondo momento. È molto importante la vostra opinione perché ci aiuta a migliorare anche per gli anni successivi sulla base delle vostre esigenze e sulla base dei vostri input. Quindi vi chiediamo cortesemente di compilare il questionario di valutazione e dell'incontro. Adesso vi mandiamo il link. Ecco. Grazie Giulia. Grazie mille. Concludo questa prima parte dell'incontro ringraziando moltissimo la professoressa Quatrida che è uscita dal webinar, la professoressa Restiglian e il professore Agostinetto. E ringrazio i nostri ospiti che vedo già collegati per parlarci di professioni. Io passo la parola al professor Agostinetto, lo ringrazio tantissimo e ringrazio tutti voi che avete partecipato a questa prima parte. Vi auguro una buona prosecuzione. Grazie mille e Luca, te la parola. Grazie mille Lorenza e concludiamo questa giornata, questo pomeriggio informativo e di orientamento dopo aver visto un po' quali sono gli impianti curricolari dei tre percorsi di studio che vi abbiamo proposto, Scienze dell'Educazione, Padova, Rovigo, Scienze della Formazione Primaria, con un momento di confronto con in qualche modo dei testimoni privilegiati che sono i soggetti che poi accolgono i laureati nel mondo del lavoro. E abbiamo qui tre ospiti, abbiamo Andrea Di Lenna, il dottor Andrea Di Lenna della Realtà Performando, che ci parlerà un pochino per quanto riguarda uno degli indirizzi di Padova, cioè del formatore. E poi c'è la dottoressa Beatrice Girotto della cooperativa sociale Peter Pan, che invece ci parlerà dell'educatore sociale fondamentalmente e degli sbocchi professionali che possono avere a partire dalla propria realtà. E la dottoressa Silvia Azzolin, che abbiamo già coinvolto, appena collegata su una sua sensibilità, su un'altra cosa, che ci parlerà dell'ultima professione, che è quella dell'insegnante, inteso come insegnante di scuola dell'infanzia e di scuola primaria. Io farei così, lascerei 10 minuti la parola ad ognuno dei nostri ospiti. Chiederei a tutte le persone collegate di pensare, di formulare quesiti e domande per approfittare degli ultimi minuti dell'incontro per sentire le loro considerazioni e risposte sulle nostre domande. Partirei dalla dottoressa Azzolin, che forse ha qualche urgenza e anche qualche impegno dopo, e quindi Silvia, a te la parola. O è perplessa o c'è stato un blocco di collegamento, credo più il secondo, conoscendola. Tra l'altro è attivamente coinvolta anche nei miei laboratori a scienza della formazione primaria dove insegno pedagogia interculturale.
come si fa quando la tecnologia non risponde, la cosa migliore è spegnere e riaccendere, alla faccia di tutti gli esperti. Ci sei, Silvia? Eccomi, scusate. Volevamo iniziare da te. Volevamo iniziare da te, quindi prego. Mi hanno appena ascoltato, per cui non so se divento anche un po' pesante. Sarò più breve dunque, perché io ho già detto delle cose. Sì, certo. Allora, per quanto riguarda la scelta di questa professione, io ritengo che sia fondamentale non tanto capire quanto ci piacciono i bambini, quanto capire cosa vogliamo mettere in gioco in un contesto complesso come può essere quello della scuola. Per cui io non devo spiegare di cosa fa un insegnante, perché li avete visti, li avete vissuti, ci state ancora insieme, probabilmente ci sono alcuni aspetti del loro... alcuni insegnanti che non vi piacciono, altri che vi piacciono, quindi in realtà la professione dell'insegnante voi la conoscete dall'altra parte, ma in modo molto approfondito, quindi non vi parlo tanto di quello che voi già sapete. Secondo me ciò che potrebbe essere interessante per voi è comprendere quali prospettive per il vostro progetto di vita può costituire essere un insegnante, che sapete dover operare in contesti, quello della scuola primaria e della scuola d'infanzia, in questi anni in grande divenire, primo perché i bambini cambiano continuamente, quindi ciò che voi potreste fare entrando in una scuola dell'infanzia, in una scuola primaria, non è ciò che avete visto fare dai vostri insegnanti. Secondo perché fortunatamente, soprattutto in Italia, ci sono molti movimenti di innovazione che cercano di fare in modo che la scuola diventi sempre più una scuola alla misura non solo del bambino, ma alla misura di tutti gli attori che ci abitano. Quindi un'idea di sostenibilità educativa che ci sta accompagnando e che ci richiede di essere molto creativi. Io penso che la parola chiave, o vorrei che la parola chiave che posso lasciarvi oggi sia proprio creatività. Se sentite di avere la possibilità e la voglia di mettervi in gioco pensando a soluzioni diverse, di voler crescere anche con competenze che si imparano mentre si è a scuola, perché dovendo insegnare tutte le discipline si è sempre alla ricerca di nuovi spunti, di nuove conoscenze, la voglia di aggiornarsi, la voglia di comunicare. Se queste sono elementi che vi caratterizzano, ma anche sono elementi sui quali voi volete lavorare per voi stessi, io ero timidissima, assolutamente non flessibile, ma tutto ciò che ho studiato e tutto ciò in cui mi sono messa in gioco per diventare insegnante e tutto ciò che i bambini mi hanno dato, mi hanno cambiata. Non so se in meglio o in peggio, magari i miei figli direbbero in peggio, perché poi i figli degli insegnanti poveri sono sempre un po' in difficoltà, ma credo sicuramente che vi abbiano dato degli occhi o dei filtri, degli occhiali per leggere la realtà, per leggere i bisogni della nostra società e per essere anche vicina a questi. Per cui dal punto di vista personale è sicuramente stata una scelta che mi ha arricchito e che potrebbe arricchire chi la fa. Dal punto di vista dell'impegno, è una professione che impegna, ma è anche una professione privilegiata. Io come insegnante lo posso dire, ci dà l'opportunità di avere delle flessibilità che non sono male, non sono da non flessibilità nel senso che facciamo un lavoro part time, non è questo, delle flessibilità nel senso che siamo autonomi nel nostro lavoro, abbiamo un grande margine di autonomia e in questo io credo ci sia la possibilità di essere sempre nuovi e quindi ci regali dei privilegi e la difficoltà dell'operare in un contesto complesso non ve la nascondo, quindi dobbiamo mettere in conto anche il fatto di doverci confrontare con colleghi, con genitori, con un apparato, un'istituzione, però è anche quella che ci garantisce da un altro punto di vista, per cui c'è anche necessità di confrontarci con quello che è l'essere dentro ad un'istituzione complessa. Io non aggiungerei altro perché, ripeto, voi conoscete già molto e quindi
lascio la parola ai miei colleghi o agli altri professionisti. Grazie mille Silvia, poi se ci sono domande ritorniamo anche su di te per il tempo che puoi rimanere, se invece devi andare, insomma, qualcosa magari riuscirò a rispondere anch'io. D'altra parte la professionalità dell'insegnante, insomma, come diceva prima la collega Restigliano, è forse quella che più di tutti abbiamo presenti, se non altro perché tutti siamo stati studenti e scolari nell'età dell'obbligo, anche se questo vuol dire che a volte c'è un'immagine un po' preconcetta o stereotipata di cosa vuol dire fare l'insegnante, che in realtà è cambiato molto nel tempo, si sta evolvendo, e tu ci hai restituito una dimensione molto importante di questa professione, che è quella di dire che di certo non è un lavoro come tutti gli altri, e mi sento di dire questo vale per tutte le professioni d'aiuto, comprese quelle educative. Indubbiamente ci si spende e si guadagna anche sul piano personale, che non è disgiunto, benché distinto, da quello professionale. E quindi è bene interrogarsi su una scelta di vita che poi implica un certo, giusto grado di coinvolgimento. Magari abbiamo meno presente che cosa possono finire per fare gli educatori in altri tipi di servizi, che magari rimangono un pochino più nascosti, perché non ci è capitato di frequentarli. Allora chiederei alla dottoressa Beatrice Girotto di raccontarci un attimino in quali servizi può andare a finire l'educatore sociale, a partire dalla realtà nella quale opera. Prego Beatrice. Allora, buongiorno a tutti e ringrazio veramente il professor Agostinetto di essere anche quest'anno con voi. Molto brevemente, io sono presidente di una cooperativa sociale, quindi parliamo del privato sociale che opera assolutamente nel tessuto del nostro contesto educativo del territorio. È una cooperativa che ha più di 20 anni e che opera prevalentemente con servizi rivolti ai minori, questo in maniera molto sintetica. Con me c'è una collega e ci siamo permesse così di fare qualche slide, così ci aiutano un pochino a tenere un po' il passo su quello che vogliamo dire. Allora, chiedo se è possibile che mi diano l'autorizzazione a condividere lo schermo. Ok. Non c'è qualche post, vediamo se abbiamo le abilitazioni. Io sono co-organizzatore, quindi dovrei riuscire. Se mi sente. Camilla dovrebbe, ecco, già... ecco, brava, grazie Camilla. Michela, provi, dovremmo esserci. Sta riuscendo? Sì. Ok. La vediamo. Molto bene. Allora, Peter Pan era una cooperativa che ha cambiato proprio veste qualche giorno fa, quindi da cooperativa Peter Pan è passata a Peter Pan Group, in quanto abbiamo fatto un atto di fusione con un'altra cooperativa che si chiama Attivamente. Non mi soffermo su questo, ma era solo per dirvi perché cambia la nostra identificazione. Ok. Quindi che cosa succede in una cooperativa sociale? La cooperativa sociale è a tutti gli effetti un'azienda che lavora nel privato sociale, dove ci si pone degli obiettivi estremamente puntuali sulla nostra mission, che sono quelli di dare supporto al territorio, di servizi innovativi rivolti all'utenza. Quale utenza? Poi andrò nello specifico dopo a illustrarvi le categorie di utenza sulle quali noi operiamo. Lavoriamo su un territorio che è molto vasto, dove abbiamo degli stakeholder, abbiamo delle collaborazioni, abbiamo delle sinergie con altri soggetti, che sono in primis i nostri committenti, che sono le amministrazioni comunali o le ASL, e poi abbiamo tutta una serie di altri soggetti con i quali collaboriamo, che vanno dalle scuole, ma non solo, e tutta la fascia del privato sociale, quindi altre cooperative e altre associazioni che operano nel territorio. Questo per dirvi che in una realizzazione di un progetto c'è comunque a monte una organizzazione estremamente complessa. Okay? Quindi
chi sceglie di fare l'educatore sociale deve avere ben presente che oltre a fare l'educatore nel servizio c'è un'organizzazione complessa alle sue spalle che è da supporto per la realizzazione del progetto su cui viene inserito. Noi lavoriamo su degli ambiti ben definiti. Quindi sì, c'è la governance, come dicevo prima, quindi c'è un'amministrazione, ci sono diciamo, un consiglio di amministrazione, insomma ci sono dei soggetti ma questo, che si questo occupano. È relativo alla cooperativa, okay. Cioè proviamo a vedere okay. I servizi che i ragazzi allora, sono i servizi dove noi operiamo del territorio sono la prima infanzia, sono i minori, la disabilità, la prevenzione alla violenza di genere, il socio assistenziale e il turistico sociale e culturale. Quindi prima infanzia 0-3, asili nido, minori passiamo dai 6 ai 18 anni, la disabilità, parliamo sia di disabilità dei minori, ma in questo momento stiamo lavorando molto sulla disabilità adulta, prevenzione di violenza di genere, parliamo di centri antiviolenza, di lavori con gli autori che agiscono violenza ed è un ambito estremamente particolare. Il socio assistenziale entriamo su assistenti sociali e questo non è un campo che mi può riguardare, mentre il turismo sociale e culturale è un'altra area che si va molto a intersecare con la disabilità adulta in particolar modo e con i minori dai 6 ai 18 anni. Io volevo presentarvi in maniera un po' più puntuale l'area dei minori e l'area della disabilità, che sono due aree nelle quali la figura dell'educatore è estremamente importante. E io vorrei riprendere un pochino quello che ha detto anche la dottoressa Azzolin, che io condivido molto, dove dice, è un po' fuori luogo parlare di quanto ci piacciono i bambini, che a volte lo sentiamo dire anche noi quando facciamo colloqui, e che fare l'educatore è proprio un progetto di vita. Non è solo una professione, è proprio sposare un lavoro che mette sul piatto della bilancia non solo la professionalità, ma anche tutta una sorta di empatia e di passione per questo lavoro. Quindi noi che cosa gestiamo? Magari voi avete già incontrato servizi di questo tipo, come avete conosciuto il mestiere dell'insegnante, sicuramente avete incrociato anche degli educatori perché avete frequentato dei dopo scuola o avete frequentato un servizio educativo di SA o altri servizi di questo tipo. Quindi avrete già individuato che cosa fa un educatore. Poi noi cosa facciamo? Abbiamo una comunità educativa per minori che è una struttura residenziale che è un servizio complesso nel quale accogliamo minori inviati dai servizi sociali, a volte anche sotto tutela del giudice per minorenni, e dove li accompagniamo per un periodo della loro vita cercando di ricostruirli, di dare un senso e degli obiettivi estremamente importanti per la loro vita. Sono minori nella nostra comunità dagli 11 ai 18 anni, quindi assolutamente in età scolare, con tutta una serie di obiettivi da perseguire che vanno dal frequentare regolarmente la scuola, di avere una vita sana, di non intraprendere compagnie poco piacevoli, diciamo. Quindi in questo caso viene proprio richiesto la figura dell'educatore perché è un requisito estremamente importante dove l'educatore deve avere questa capacità di accogliere il minore in una struttura residenziale per un periodo che va dal medio lungo, perché i minori che si minore che si ferma in una comunità va da un minimo di 3 mesi e può durare anche qualche anno la sua permanenza nella comunità. Quindi un percorso estremamente complesso e lungo e sono lì 24 ore su 24. Facciamo dei supporti educativi scolastici, quindi soprattutto in questo periodo di pandemia la cosa che ci viene richiesta continuamente sono veramente dei supporti durante l'orario scolastico per aiutare chi ha perso un po' il passo della routine quotidiana della scuola. E poi facciamo molti progetti sulla prevenzione delle povertà educative minorili, che sono tutti quei progetti per dare
tutte quelle possibilità ai minori di sperimentare luoghi e contesti che a volte non hanno questa possibilità. Quindi parlando di povertà educative si parla proprio di pezzi mancanti di esperienze dei ragazzi. Abbiamo realizzato da poco anche un progetto estremamente complesso con il Comune di Rovigo, si chiama Progetto Cedro, dove abbiamo coinvolto non solo cooperative ma anche molti soggetti del privato sociale che vanno da attività sportive, che vanno a attività teatrali e quant'altro, proprio per dare tutte queste opportunità ai ragazzi che ci sono sul territorio. Questo in sintesi. Poi parlando della disabilità, in questo caso anche sulla disabilità viene richiesta la figura dell'educatore professionale, in quanto partendo già dalla disabilità dei bambini all'interno delle scuole, poi si vanno ad accompagnare le persone disabili fino all'età adulta con dei progetti individualizzati estremamente complessi e molto particolari, perché lavoriamo su dei progetti che si chiama Dopo di Noi, che sono dei progetti di accompagnamento all'autonomia della persona disabile, che sono estremamente complessi, dove si accompagna non solo la persona adulta disabile, ma anche la famiglia della persona con disabilità. Facciamo degli interventi di vita indipendente proprio per creare delle situazioni di indipendenza per la persona disabile adulta, con interventi domiciliari e laboratori specifici per aumentare le capacità della persona con disabilità. Questo è molto in sintesi quello che noi facciamo. Riprendo velocemente quanto sempre detto dalla dottoressa Azzolin, che veramente mi ritrovo assolutamente, che anche il nostro lavoro richiede creatività, tanta passione, tanto impegno e anche proprio tanta autonomia nel lavoro, perché ogni educatore poi deve essere in grado di essere autonomo nel redigere un progetto individualizzato e condividerlo con i suoi colleghi. Grazie. Grazie mille Beatrice, ma rimani lì perché appunto poi sì, vediamo se ci sono domande. Sicuramente fai bene a sottolineare la continuità, perché stiamo parlando sempre di professioni caratterizzate appunto da questa forte tensione verso la relazionalità, verso un approccio d'aiuto, di sostegno, nello sviluppo di quelle che sono le competenze di base, come nel caso della scuola, sia sociali che legate al mondo cognitivo, sociale ed altro, sia a recuperare, ad aiutare, a sostenere percorsi difficili o faticosi come quello della disabilità o quello dei minori che hanno particolari situazioni di vulnerabilità, ma anche di accompagnamento e di crescita verso un miglior inserimento nel mondo del lavoro e di realizzazione personale e professionale. E introduco allora il dottor Andrea Di Lenna, che ci parlerà un po' di come l'educatore sia anche declinato nell'indirizzo del formatore e in che cosa questa professionalità consista. Prego, dottor Di Lenna. Sì, buonasera a tutti intanto. Io sono collegato dalla macchina perché c'era un incidente in autostrada, per cui sono bloccato in mezzo alla 4, che sapete è una delle trappole più diaboliche del nostro paese, e quindi spero che tenga la batteria. Comunque vado direttamente al tema di oggi, che riguarda le diverse sfaccettature di chi si occupa di formazione. Io ormai da quasi 30 anni mi occupo di formazione degli adulti nell'ambito aziendale, che è un tema molto particolare perché si ha a che fare con delle esigenze che non sono semplici da fotografare e soprattutto non sono semplici da gestire. Ognuno dei ruoli che avete visto che si occupa di formazione ha delle difficoltà. Ce ne sono alcune che sono di carattere strutturale, legate alla tipologia dei destinatari. Nel caso mio ho a che fare con delle persone che non sempre sono disponibili ad apprendere o non sempre danno la loro disponibilità ad essere aperti a queste situazioni, e quindi c'è una serie di remore iniziali che sono da vincere per cominciare ad entrare in sintonia con le persone. È un ruolo che richiede una molteplicità di competenze, perché bisogna avere una capacità ovviamente di carattere didattico prima di tutto, ma anche molta esperienza nel momento in cui si va a relazionarsi con delle persone che sono già
preparate, mature, esperte e che quindi si aspettano qualche cosa in più da parte del formatore. Spesso c'è una competizione con chi si occupa di formazione, perché io mi occupo in particolar modo di formazione di carattere manageriale, quindi mi riferisco a persone che hanno ruoli di primo piano all'interno delle aziende, e quindi potete immaginarvi che nel momento in cui qualcuno viene da fuori ha tutta una serie di ostacoli da superare e di esami quotidiani da gestire. Quindi quello che devo cercare di fare ogni giorno e dimostrare che non c'è una sfida in atto, ma c'è un conto, che è, sapete, uno dei temi fondamentali della formazione degli adulti. E quindi bisogna mettersi a disposizione del gruppo di persone che avete. Prego. Scusi, abbiamo perso, penso, proprio la frase cruciale. Sì. Io lotto, lei diceva, poi la connessione si è persa un attimino. Io lotto per spiegare che in termini di formazione non c'è una sfida. Non c'è una sfida, ma c'è un confronto. Ecco, c'è un confronto, scusate, non avevo visto che si era perso il collegamento. C'è un confronto che è un confronto che deve portare ad una crescita da parte di tutti, me in primis, e quando questa cosa si realizza da entrambe le parti, tutto il processo risulta essere facilitato, agevolato e un po' più in discesa. Però diciamo, questo confronto bisogna guadagnarselo, nel senso che chi è dall'altra parte parte dal presupposto che non sa perché è seduto ad un corso di formazione, e molto spesso non vede l'ora di arrivare alla fine dal punto di vista quantomeno delle sue intenzioni iniziali e vive questa situazione con una certa difficoltà. Quindi, come vi dicevo, non è una questione solo di carattere di contenuti, non è una questione di didattica, non è una questione di esperienza, è un mix di situazioni che deve essere gestito e che rende affascinante questo lavoro. Io credo che sia uno dei lavori più belli del mondo, come tutti i lavori che si occupano di formazione, perché sostanzialmente noi abbiamo a che fare con la possibilità di trasferire agli altri qualche cosa e di trasferirlo nel modo più costruttivo possibile. Non è per niente facile, però io ho la fortuna di fare un lavoro in base al quale praticamente ogni giorno, oggi incluso, io posso tornare a casa con la soddisfazione di aver trasferito qualcosa a qualcuno, e molto spesso ho delle prove tangibili di quanto questo processo sia stato efficace nel ringraziamento che ho da parte delle persone alla fine della giornata, che è una cosa che per esempio non mi capitava così spesso quando lavoravo in azienda, perché ho avuto diverse esperienze in precedenza nelle aziende, e cosa della quale devo cercare di approfittare anche nel momento in cui mi relaziono con le persone all'interno dell'azienda. Per prepararsi a questo ruolo, quello che serve è senz'altro avere una formazione di base importante, che è quella che si fa all'università per quanto riguarda il percorso che si incontra in scienze dell'educazione e della formazione, e in aggiunta rispetto a questo bisogna avere la pazienza di maturare tutta una serie di esperienze. Per noi la formazione degli adulti è estremamente diversa in funzione del fatto che l'adulto abbia 25 anni, ne abbia 35, 45 o 55, perché cambia completamente il profilo, cambia completamente la modalità di interazione e le esigenze che ci sono da una parte e dall'altra. Quindi noi dobbiamo di volta in volta tararci in funzione di chi troviamo di fronte a noi. Aggiungo anche il fatto che molto spesso noi ci troviamo con delle aule che sono miste, quindi ho delle persone che hanno 25 anni, alcune che ne hanno 35, alcune che ne hanno 45, alcune che ne hanno 55. Non supero i 55 perché, diciamo, oltre i 55, ecco. E quindi questo rende ancora più complessa la materia, ma la rende anche più affascinante. Quindi io credo che sia un lavoro veramente molto molto bello, ha una molteplicità di competenze che possono essere associate a quelle semplicemente della didattica, perché c'è anche tutta la parte di competenza specifica della materia. Io mi occupo di aspetti di gestione dei comportamenti, quindi tutto ciò che ha a che fare con la leadership, il lavoro di squadra, la comunicazione efficace, eccetera, ma ci sono mille altre sfaccettature che sono più di carattere tecnico, magari, perché formatori per gli adulti li trovate anche nell'ambito della formazione per la sicurezza, di formazione per la qualità, di formazione ai sistemi formativi e così via. Quindi io ritengo che sia un lavoro che ha un'enormità di possibilità di sviluppo. Credo che il nostro paese abbia bisogno di cultura della formazione degli adulti, perché siamo abbastanza indietro da tanti punti di vista, e credo che quindi la professionalità che possiamo sviluppare insieme
sia estremamente utile e possa rendere un servizio al nostro paese, soprattutto per quanto riguarda le persone che sono entrate nel mondo del lavoro e che quindi hanno a che fare con le organizzazioni aziendali. Questo è il messaggio che mi sento di dare e che spero che possa essere recepito da parte di chi è interessato a questa parte della nostra bellissima professione. E poi mi rendo disponibile a qualsiasi tipo di domanda o approfondimento. Grazie mille dottor Di Lenna. Vedete uno scorcio già con questi tre contributi che non sono assolutamente esaustivi di tutto l'ambito che può coprire il comparto educativo, che a questo punto dovete intendere in senso ampio, ma che già ci danno tre dimensioni molto diverse e molto interessanti. E vediamo se c'è qualche domanda da parte di casa. Possiamo sempre usare lo strumento delle domande e risposte del nostro webinar. I nostri relatori sono stati così esaustivi da non lasciare adito ad alcuna domanda. Allora facciamo che nel frattempo che maturate qualche domanda, se lo fate, altrimenti va bene così, io farei un altro giro, partendo, Silvia mi pare che è andata, benissimo, quindi possiamo partire da Beatrice, poi Andrea, e io gli farei io questa domanda, gli chiederei quali sono nella loro esperienza personale, le difficoltà che possono incontrare i neolaureati in ingresso nel mondo del lavoro e quali sono le strategie per, come dire, maturare quelle competenze necessarie che si aggiungono a quelle universitarie per poter essere efficaci poi nell'esercizio della professione. Beatrice. Allora, difficoltà. Io come esperienza posso dire che un neolaureato che arriva in un nostro servizio complesso potrebbe un po' spaventarsi, nel senso che ha sperimentato durante il corso di studio tutte le materie studiate che sono estremamente importanti, poi la realtà è estremamente impattante. E questo lo posso dire soprattutto se uno viene inserito in una comunità educativa o in contesto di povertà educative o nella propria disabilità adulta, come ne abbiamo parlato. Però noi mettiamo a disposizione estremamente un strumento che è estremamente importante, che è il lavoro d'equipe. Quindi noi in tutti i nostri servizi ci sono delle equip ben definite dove ci sono i colleghi di lavoro, ma non solo, c'è un coordinatore, ma non solo, molto spesso ci sono i supervisori. Quindi questi sono tutti strumenti messi a disposizione per aiutare il nuovo inserito nel contesto di lavoro a mettersi un po' in discussione e trovare delle strategie estremamente idonee per espletare il suo lavoro. Perché mettiamo a disposizione una serie di professionalità e di competenze che sono estremamente importanti. Quindi entrare nel mondo del lavoro vuol dire proprio mettersi a disposizione a lavorare con un'apertura mentale importante per lavorare con dei colleghi e lavorare in equipe. Questo per me ritengo sia il messaggio da trasmettere a chi intende iniziare questo percorso di studio. Andrea? Sì, intanto io condivido assolutamente quello che stava dicendo la collega Beatrice a proposito del lavoro di equip, che è fondamentale, quindi anche la scelta che si possa fare nei confronti delle realtà nelle quali andare ad operare e cercare di capire se c'è un lavoro di squadra è fondamentale. L'altra cosa che io aggiungerei, che a me è stata particolarmente utile, è il fatto di entrare in un contesto che ti permetta di imparare con gradualità e progressione, perché credo che questa cosa sia veramente molto importante, il che significa avere da parte della persona che entra nell'azienda l'umiltà di sapere che la conoscenza si accumula un po' alla volta. Da parte dell'azienda ci deve essere l'interesse a investire. Io ho avuto una scuola buonissima da questo punto di vista, ho fatto un lavoro di affiancamento che è durato per 3 anni prima di entrare in aula e questa cosa devo dire che mi è servita tantissimo. Però ho sempre avuto delle indicazioni da parte dei miei colleghi che
bisognava avere pazienza, ma poi la pazienza avrebbe pagato. Devo dire che è stato assolutamente così, e io quello che mi sento di trasferire come messaggio tanto agli studenti che escono dall'università quanto alle aziende che devono riceverli. Grazie Andrea. Nel frattempo vediamo che è arrivata un quesito, una domanda, e chiede per lavorare in una delle realtà come quella della dottoressa Girotto, è più adatta una laurea in scienze dell'educazione e della formazione oppure una in educazione sociale? Forse la domanda è leggermente mal posta, io credo che si intendesse dire è più pertinente una laurea in scienze dell'educazione e della formazione, che a Rovigo si chiama solo scienze dell'educazione, oppure in scienze dell'educazione primaria. E abbiamo spiegato che scienze dell'educazione primaria forma gli insegnanti nella scuola, per la scuola, e quindi indubbiamente è la laurea in scienze dell'educazione e della scienza dell'educazione e della formazione più congruente con i servizi che delineava la dottoressa Girotto, benché un insegnante che si stufi fa l'insegnante, probabilmente in qualche spazio in cooperativa lo può trovare, perché tutto sommato rispetta anche i requisiti della legge Iori e di altre cose. Però diciamo che se uno studente intraprende il corso di primaria, che vi ricordo è un quinquennale a ciclo unico e quindi sono 5 anni di percorso di studi, normalmente è perché pensa di fare l'insegnante. Se pensasse di fare l'educatore in uno dei servizi che descriveva la dottoressa Girotto prima, è indubbiamente meglio che faccia una laurea triennale in scienze dell'educazione. Dico male, Beatrice? No, perfetto. Così abbiamo chiarito questo dubbio, che forse ci rendiamo conto che i nomi si assomigliano, perché parliamo di scienze dell'educazione e della formazione e scienza della formazione primaria. Noi che ci siamo dentro fino al collo ci sembra una distinzione ovvia e normale, non lo è per chi si affaccia a questo mondo, ok? Bene, chiedo alle tutor se ci sono altre questioni che vogliamo mettere in evidenza, perché sennò possiamo anche andare verso la conclusione di questo nostro incontro. Giulia, Elena? Sì, se non ci sono altre domande, direi che siamo a posto così. Sapete che c'è sempre il nostro info point disponibile e poi abbiamo un ufficio anche in presenza, come abbiamo ricordato prima, quindi per tutto l'anno siamo disponibili per qualsiasi dubbio o domanda che potesse emergere anche nei giorni o nei mesi successivi, siamo a vostra disposizione. Vi ricordiamo di salvarvi il link che abbiamo mandato in chat della cartella Drive, in cui trovate tutti i materiali informativi dei corsi che sono stati presentati oggi, una simulazione del test d'ingresso e altre informazioni utili per l'ingresso nel mondo universitario, e di compilare il questionario di valutazione di cui trovate sempre il link in chat. Grazie. Bene, allora io ringrazio tutti i partecipanti al webinar e ringrazio in particolare tutti i tutor che hanno contribuito alla sua realizzazione, in particolare Giulia, Elena e Camilla, che sono qui in questo momento collegati. Grazie particolare sia alla Silvia Azzolin, che ci ha lasciati da poco, e al dottor Di Lenna e alla dottoressa Girotto per il loro generoso contributo partecipativo a questa giornata di orientamento. Grazie a tutti, arrivederci e buona formazione, buona scelta a tutti gli studenti. Grazie, arrivederci. Buona fortuna. Arrivederci.